Il giorno 30 maggio 2017, alle ore 14 circa, presso la spiaggetta del porto di San Felice Circeo, i carabinieri forestali di Sabau di Alente Parco, hanno liberato Valizia e Viventi, due bellissimi esemplari di tartarughe marine. Gli animali sono infatti pronti a tornare in natura, dopo un anno di cure nelle strutture convenzionate, Zoomarin di Pomezia e Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli, grazie al prezioso lavoro della rete Tartalazio coordinata dalla Regione Lazio, e alla quale afferiscono tra gli altri tutti i parchi nazionali e regionali del Lazio. In merito alle notizie allarmistiche inerenti presunti debiti milionari a carico dell'amministrazione comunale di Sezze, occorre precisare e ribadire quanto segue. Si legge tramite una nota del comune di Sezze che intende fare chiarezza su AEG e Donni. Riguardo al contenzioso con la ex concessionaria del servizio idrico vale la pena sottolineare che ogni controversia insorta in questi anni ha visto vincitrice le buone ragioni del comune. Inoltre, giova ricordare, la secca sconfitta della stessa Donni nel secondo lodo, a cui quest'ultima aveva affidato le sue aspirazioni risarcitorie. Non soltanto non ha ottenuto alcun risarcimento ma è stata condannata essa stessa a risarcire il comune di Sezze. Per quanto riguarda, invece, l'azione giudiziaria avanzata dalla società AEG, appare ancora più pretestuosa e temeraria ed anzi fornisce l'occasione all'amministrazione comunale, per avviare un'azione riconvenzionale finalizzata al ristoro di tutti i danni subiti dalla stessa, e da tutti i cittadini di Sezze, a causa degli accertamenti errati che hanno generato allarme sociale e sfiducia nelle istituzioni. Chi oggi semina dell'armismo, dunque, dimostra soltanto di non conoscere a fondo tali questioni, che potranno essere affrontate affermando, come sempre in questi anni, l'interesse generale della città. Dall'8 al 18 giugno gli storici sbandieratori delle contrade di Cori parteciperanno al Puerto Rico's International Folk Fest, il primo incontro mondiale di culture organizzato nell'isola caraibica delle Grandi Antille. Gli ambasciatori dell'arte del maneggio dell'insegna, nella versione unica della scuola di sbandieramento corese, rappresenteranno l'Italia. Nel Centro America l'evento è già annunciato come la fiesta cultural más grande del Caribe. 10 giorni all'insegna del ritmo e dell'allegria, con numerose iniziative in programma, tra sfilate, carnevali, esibizioni folcloristiche, spettacoli di musica e danze tradizionali dal mondo, dimostrazioni dei giochi popolari dei diversi continenti, mercati di artigianato e gastronomia tipica dei paesi presenti alla manifestazione, che si svolgerà da un capo all'altro della isla, con appuntamenti itineranti. Entrare nel mondo del lavoro scegliendo liberamente la propria strada. Questa è l'opportunità offerta dalla Diocesi Pontina, agli studenti del quinto anno degli istituti tecnici e professionali grazie al concorso, Un anno per il tuo futuro, il cui avvio è previsto per il prossimo anno scolastico. Un'esperienza che sarà imperniata sulla conoscenza dei principi e temi della dottrina sociale della Chiesa. Al termine di questo percorso i partecipanti dovranno scegliere se concorrere per ottenere un tirocinio presso un'azienda, una borsa di studio dal valore di 5.000 euro o frequentare corsi per ottenere una certificazione. La prova finale consisterà nel presentare un lavoro inerente ai loro studi che sarà valutato attraverso un colloquio con esperti nella ricerca, selezione e gestione di risorse umane. L'obiettivo di questo progetto è quello di dare un'opportunità a coloro che vogliono dedicare tempo sul discernimento della proprie scelte lavorative, e di acquisizione di competenze, che li aiuti a scoprire, accogliere e realizzare, nella libertà, la loro personale strada. In totale, sono previsti 4 incontri formativi, che si terranno presso la Curia Vescovile di Latina, e cioè uno ogni 2 mesi per non pesare eccessivamente sul carico di studio e lavoro previsto per l'ultimo anno delle scuole superiori. Questo progetto è radicato nel cammino pastorale diocesano di questo anno, durante il quale il vescovo Mariano Crociata ha chiesto di prestare un'attenzione specifica a ragazzi e giovani. Torna a Maenza la Sagra delle Ciliegie. Quella 2017 sarà l'edizione numero 45 della Kermes che mette insieme tradizione e folklore di una cultura che è anche cultura. Quest'anno, la festa di Maenza, iscritta dal 2004 all'Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, sarà anche la festa nazionale. 3 giorni di eventi, dal 2 al 4 giugno con appuntamenti dalla mattina alla sera. Degustazioni, spettacoli, convegni, approfondimenti, gare, recite, carri, folklore e tanto divertimento, faranno da cornice alla ciliegia, vera regina dell'evento.
ogni anno l'associazione svolge un corposo programma di promozione e valorizzazione dei territori rappresentati. Quest'anno dal 2 al 4 giugno ha organizzato in collaborazione con il Comune di Maenza e l'associazione culturale La Cirasa, la 13ª Festa Nazionale Città delle Ciliegie in concomitanza della 45ª edizione della Sagra delle Ciliegie di Maenza. Vivremo quindi un importante appuntamento legato a queste eccellenze del settore ortofrutticolo che ha reso il nostro paese al primo posto in Europa e al quarto nel mondo per la produzione di ciliegie. I ragazzi del gruppo 20 regionale della Latina Basket conquistano l'accesso alla finale del campionato di categoria, superando NB Sora 2000, in una vincente semifinale disputata al PAL Latina Basket con il punteggio di 80-74. Una gara per molti tratti equilibrata e sofferta, con i nerazzurri che sono avanti di misura al termine dei primi 10 minuti di gioco, ma con gli ospiti che non concedono vita facile ai padroni di casa riuscendo ad andare al riposo lungo con due lunghezze di vantaggio. A rientro dagli spogliatoi Sora è fortemente motivata, mentre per i nerazzurri attraversano una fase di confusione. L'ultima frazione è fondamentale, si gioca sul filo dell'equilibrio con i pontini che faticano, ma riescono a restare in partita. La gara è avvincente e mai scontata, le due formazioni si affrontano a suon di canestri, e nel finale i nerazzurri trovano la forza di reagire, sostenuti dal pubblico presente sulle tribune e dai componenti della squadra che dalla panchina, i cinque ragazzi in campo realizzano un parziale che permette a Latina di vincere la gara. Una folta delegazione di maestri del lavoro dei consolati provinciali di Roma e Latina, sabato pomeriggio ha fatto tappa a Cisterna per una visita nel complesso museale di Palazzo Caetani. Arrivato intorno alle 16:30, il gruppo è stato accolto nello storico palazzo dal consigliere comunale delegato alla cultura, Pier Luigi Di Cori, che ha omaggiato la console provinciale di Roma Marisa Micheletti con un testo sulla storia di Cisterna. Dopo una rapida spiegazione del luogo e della sua storia, effettuata dagli esperti dell'Archeo Club di Cisterna, racconta la console Michetti, ci siamo avviati, sotto la loro sapiente guida, accompagnati anche dagli operatori della protezione civile, verso le grotte del palazzo, la parte più emozionante della nostra visita. Abbiamo quindi visitato la sala Zuccari, e abbiamo potuto ammirare bellissimi affreschi che hanno deliziato i nostri occhi, ed altre zone importanti. La giornata, iniziata con la visita alla magnifica abbazia di Fossanova, non poteva che concludersi meglio, con questa visita al bel Palazzo Caetani. Il 30 maggio scorso a Sabaudia, i carabinieri della locale stazione, a seguito di mirata attività investigativa condotta sul territorio, hanno denunciato in stato libertà un 25enne del luogo. A seguito di perquisizione domiciliare presso l'abitazione del giovane, è stato rinvenuto nei pressi di una baracca adiacente, sotterrato a circa 15 cm, un fusto per la conservazione dell'olio, nel cui interno erano nascosti, un fucile sovrapposto a canne mozze calibro 12 con calcio alterato per facilitarne il porto e l'occultamento matricola 13677, risultato denunciato a Roma nel 2000, 42 cartucce calibro 12 a pallini, 2 cartucce a palla unica, 2 cartucce per pistola calibro 45. L'ulteriore controllo ha permesso inoltre, di rinvenire all'interno della baracca una motocicletta 125 da cross con telaio a braso ed avente targhetta identificativa appartenente a ciclomotore Aprilia Scarabeo, denunciato in data il 17 marzo 2017 presso la stazione dei carabinieri di Latina Borgo Grappa. L'appuntamento sabato 3 giugno alle 18:30 nella sala Lizzani dell'incantevole chiostro San Domenico a Fondi sarà con le sperimentazioni di World Music e Fusion Music, del duo La Bochita, direttamente dal Messico con Silvia Castellanos basurto voce e percussioni, con Paolo Uccelli strumenti a corda. Alcune associazioni virtuose del territorio hanno deciso di unire le forze, per dare vita a momenti artistico-musicali unici, con eventi che parlino al mondo del Made in Italy. Dopo il successo del 6 e 7 maggio, con i due giorni dedicati al canto con l'insegnante di canto Maria Grazia Fontana, presso l'auditorium del Centro Musicale e Culturale di Latina, che ha reso possibile l'aggregazione di diverse realtà associative presenti sul territorio provinciale, attivate per collaborare e realizzare una masterclass con numerosi giovani talenti della musica pontina che non hanno perso l'occasione per partecipare.
Durante la serata il pubblico verrà intrattenuto con sonorità che miscelano flamenco, musica araba, indù, messicana, tango e musica latinoamericana per creare, alle porte dell'estate, una magica serata intrisa di una preziosa e indimenticabile atmosfera.